Ciao tutti i telespettatori di Mattino 6, oggi sabato 17 novembre 2018 abbiamo la nostra consueta rassegna stampa. Che vogliamo subito dare inizio alla lettura delle prime pagine regionali per poi passare alle prime pagine nazionali. Perciò vogliamo iniziare subito con il quotidiano Il Centro di Pescara, con il titolo di apertura. Sulla pineta di Pescara 400 alberi a rischio. Riserva naturale chiusa da un mese. Scattano controlli in tutta la città. Poi nel, abbiamo nel taglio alto del quotidiano la, ricordata la strage nazista di 75 anni fa, a Limari, 128 morti. Parla Virginia, Virginia l'unica superstite. Nei box di destra. Eh, scuole sicure stanziati finanziamenti a 28 comuni. E, riguardo alle elezioni regionali che si daranno a febbraio di Sabatino per Legnini Alleanza Larga in Abruzzo. Vogliamo adesso passare ai titoli di spalla, eh, la parte sinistra. Sempre a Pescara, feste di Natale tra mercatini e luci d'artista. Francavilla, la protesta degli sfrattati, ci incateniamo. E invece nel taglio basso, sfregiata dall'ex, donne denunciate. Jessica Notaro incontra gli studenti di Montesilvano, attenti alla violenza psicologica. E poi, oggi c'è la sfida a San Siro, l'Italia contro il Portogallo, Mancini lancia immobile. Vogliamo adesso passare al quotidiano Sempre il Centro, eh, questa volta della provincia di Lanciano, eh, di Chieti, anche delle zone di Lanciano e Vasto. Titolo di apertura. A Chieti tornano in centro 12 ambulatori. Nuovi servizi sanitari all'ex ospedale di via Valignani. A gennaio partono i lavori. Nel ehm, taglio medio. A sinistra, sempre riguardo al comune di Chieti, giunta in crisi, vertice regionale sul caso Chieti. Vediamo di primo, di primo incontra i leader regionali di centrodestra per la crisi in comune. Se non si risolve, dice, non appoggiamo il centrodestra alle regionali. Sempre a Chieti, telecamere, fondi a otto paesi, escluse le città. Lanciano, Ecolan, cresce più fatturato, capitale. A me e mezzi. Vogliamo adesso passare nel taglio basso, zona di Ortona, il violentatore non risponde al giudice, aggressione e spiaggia. Il somalo fa scena muta. La donna resta in ospedale. Questa volta leggiamo il Quotidiano Il Centro della provincia di Teramo, articolo di apertura: schiaffi agli alunni. Professore a processo. Docente di Corropoli accusato di abuso di mezzi di correzione in una scuola media. Nel, vediamo nell'articolo di spalla di destra: di sinistra, scusate, il padrone del Teramo. Furto nell'azienda di Campitelli rubati i biscotti. Pesce non tracciato. Maxi multa a una pescheria teramana. Andiamo a vedere nel taglio basso. Eh, migranti senza stipendio, gli operatori del CAS di Alba. D'Alberto, sindaco di Teramo, ricostruzione più personale. Il sindaco incontra ordini professionali e imprese per accelerare le pratiche. Vogliamo passare al quotidiano Il Centro, questa volta della provincia dell'Aquila e anche delle zone di Sulmona e Avezzano. Qui, titolo di apertura Università, il ritorno degli iscritti. All'Aquila quasi 3.000 matricole. La rettrice Inverardi, segnale molto positivo. Nell'articolo di spalla di sinistra, eh, Chiese Appalti, la procura, processo per 23. Dice qui la procura ha chiesto il processo per gli imprenditori, professionisti e funzionari coinvolti nell'inchiesta per la ricostruzione delle chiese. A Sulmona... Usura altri insospettabili nell'inchiesta. Lucoli invece, foglio di via per 56 asini clandestini. Nel taglio basso, eh, stupro del, nel tunnel: confronto sciocca. Da Vezzano la ragazzina riconosce il suo violentatore. Indagato un altro giovane. Vediamo adesso. Spostarci alla prima pagina del quotidiano Il Messaggero, però della Regione Abruzzo. Titolo di apertura: Schiaffi agli alunni. Professore accusato. A giudizio per abuso dei mezzi di correzione e percosse. Un docente di una scuola media della Val Vibrata. In classe, violenze fisiche e verbali. Le indagini dopo i racconti degli alunni. Inoltre a Pescara il centro in balia delle baby gang fidanzati pestati spunta un'altra verità. A Ortona, in aumento gli stranieri imputati, lo stupro e spiaggia, il somalo non parla. Ci spostiamo al centro pagina verso le elezioni 100 sindaci. Eh, invocano Legnini, appello per l'ex vicepresidente del CSM, il consiglio superiore della magistratura, il PD, il Partito Democratico, prepara la conferenza programmatica. Al centro pagina, anche con la foto riportata, vediamo la ragazza Jessica Notaro, la lezione di Jessica Notaro, dove dice ragazze, denunciate i vostri aguzzini. Poi ci vogliamo adesso spostare. Al quotidiano la città della provincia di Teramo. Team, scoccata l'ora delle decisioni. Società pubblica in house, ogni nuovo partner privato disposto a rilevare le quote. Si decide in assemblea. Inoltre nel taglio alto: colpo alla Sapori Veri di Notaresco Ladri nella ditta di Luciano Campitelli. Nel centro pagina anche una foto con il titolo eh, guida Michelin presentata ieri la Bibbia della ristorazione quattro stelline teramane tra le stelle nell'articolo di spalla di sinistra case popolari Ater il bilancio semestrale di Salini è un boomerang a Teramo pratiche errate un freno per la ricostruzione <coughs> nell'articolo di spalla di destra regionali in vibrata di Matteo pronto a tornare in pista con la Lega. Vogliamo spostarci nel taglio basso. A Teramo 2000 dilemmi per Maurizio, fasce attacco in quattro si giocano due posti a Verona. Inoltre a Roseto, nuovo DSB assistenza per 200.000. Adesso Abbiamo terminato le, pagine, eh, le prime pagine regionali, ci vogliamo spostare alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Corriere della Sera. Titolo di apertura: Salvini Di Maio, prova di forza sugli inceneritori. La Lega li vuole, il leader Movimento 5 Stelle, così si crea tensioni. Nell'intervista eh, con Cantone, l'emergenza a favorire i clan. Diamo anche. Quello che sta accadendo in America il clima in California, 600 dispersi, 8 morti a New York. Vediamo fuoco e neve, da una parte vediamo la California che ha preso a fuoco e dall'altra a New York, Manhattan, dove c'è molto freddo e con la neve. Nel taglio basso il piano franco tedesco per l'Eurozona, fondi a rischio per Roma, debito, richiamo di drachi. Patto per Parigi-Berlino sui conti. Vogliamo adesso leggere la prima pagina del quotidiano La Repubblica. Blitz del governo su Telecom: la rete deve tornare pubblica. Allarme dei sindacati: sono a rischio 25.000 posti. Team gubitosi verso la carica di amministratore delegato. Vogliamo adesso. Postarci nel taglio basso, un articolo molto triste dove ad Aosta iniezione di potasso ai figli di 7 e 9 anni, quella mamma che uccide guidata dal dolore nascosto. Il fatto quotidiano, titolo, titolo anche qui di apertura. No dell'Unione Europea, pronti ricorsi alla consulta per la violazione del pareggio di bilancio. Manovra, pressioni su Mattarella per commissionare la Costituzione. E vediamo qui: conflitto di interessi. Il braccio destro di Tria, Garofoli, al MEF chi lavorava per la sua editrice di famiglia. Nel taglio basso: anzi. Taglio medio, eh, si è salvato con la prescrizione pure il Papa dei fanghi tossici. Eh, Giovan Battista Toninelli è il broker degli scarti pericolosi. Il PM, il pubblico ministero, aveva chiesto sei anni. nell'articolo di spalla di sinistra, rifiuti riciclati della Lega: Salvini in campagna non fa la differenziata, ex Forza Italia pro inceneritori. Il messaggero, questa volta nazionale, titolo di apertura: Salvini Di Maio, scontro su tutto. Il leader leghista, chi dice no agli inceneritori, provoca malattie. La replica, così crei tensione, lite anche su infrastrutture e norma pro-casaleggio. Matteo a Berlusconi, problemi con Movimento 5 Stelle. E anche in un sondaggio, i grillini in calo, allarme i sondaggi, il capo Movimento 5 Stelle corre da casaleggio. Economia, timori della Banca Centrale Europea, Draghi è pronto a prolungare gli aiuti, asse Franco-Tedesco, Italia senza fondi. Nel taglio medio... Statali, ecco la riforma: premia i dipendenti più graditi al pubblico. Saranno licenziabili gli esuberi che per due volte rifiutano il ricollocamento. Concorsone in arrivo. E, articolo nel box: Aosta, poi si è uccisa, non ce la faccio più. Iniezione letale ai figli. Il mattino di Napoli. Articolo di apertura: anche qui rifiuti e condoni. Rissa, Lega Movimento 5 Stelle. Salvini: chi dice no agli inceneritori provoca i roghi. Di Maio: così crea i tensioni. Intervista al ministro Costa: escludere i criminali dell'ambiente dalle gare d'appalto. Articolo di economia: fondi Unione Europea, Arsene, Macron, Merkel. stop all'Italia se sfora il bilancio articolo di spalla di destra palazzo san giacomo al concorsone del comune 13.000 iscritti promossi in 95 nel taglio medio uccide i due figli con le iniezioni rubate in ospedale Aosta osta la follia di un'infermiera che poi si suicida i colleghi è sempre stata una mamma attenta vogliamo andare avanti Il quotidiano Il Giornale. Titolo di apertura. Mani nei conti in banca. Di Maio la finanza li spierà senza l'okè okay dei giudici. I rifiuti. Botte con la Lega. Il piano Merkel-Macron. Fondi Unione Europea a rischio per chi sfora. Vogliamo spostarci nel taglio medio. Qui si parla. Della, della Bibbia dello Chef dell'Eccellenza Carnavacciolo, Re dei Fornelli, una scorpacciata di stelle, Michelin, giallo sul condono tombale, multe, la metà è irregolare. Il manifesto, manifesto, Figo contro Salvini, inceneritori mai, in merito a l'argomento dei rifiuti, legge anticorruzione, scontro e paralisi sulla trasparenza. Nel taglio medio c'è anche un titolo qui di apertura con la foto, studio aperto, il governo del cambiamento che non c'è, 100.000 studenti in piazza contestano la legge del bilancio che non stanzi i fondi per la scuola, Cortei in 70 città, la ministra Lezzi. Hanno ragione a protestare polemiche per le bandiere leghiste bruciate nel capoluogo lombardo. Vogliamo adesso spostarci sul quotidiano libero. Quotidiano libero, titolo di apertura. Vincono gli appassionati di rifiuti, canta Napoli Pattumiera. Il leader leghista insiste, i bimbi respirano schifezze, servono gli inceneritori in campagna. Cinque Stelle in coro, non li vogliamo. Di Maio, Matteo, crea tensioni, pensi all'aria di Milano. Gigino è irrefrenabile, la guardia di finanza spiera i conti correnti. Vogliamo spostarci nel taglio. Medio con l'articolo eh, in merito al partito, alla sinistra a Dieta ormai Grasso è diventato macro, il progetto Leo è finito ma lui va davanti, qualcuno lo avvisi che è rimasto solo. Le inchieste sulle escort non finiscono mai. Silvio Berlusconi ancora processato. Vogliamo andare avanti con il sole 24 ore. Quotidiano economico nazionale, titolo Inflazione giù e, giù e incertezze, Draghi frena sui tassi, il Presidente della Banca Centrale Europea a dicembre dice valuteremo se aggiustare il percorso previsto per l'aumento. I paesi ad alto debito non devono aumentarla ancora, tutti rispettano le regole dell'Unione Europea. Invece ci spostiamo nel taglio. Eh, Medio, emergenze inceneritori, pochi e tutti al nord. Il termovalorizzatore di Torino, l'impianto rappresenta, dice l'anello conclusivo del ciclo integrato dei rifiuti della città metropolitana. Altro articolo, il garante boccia le fatture a rischio privacy. E ora incerta l'entrata in vigore, dice agenzie al lavoro per una risposta urgente in merito alla fatturazione elettronica che entrerà in vigore dal 1 gennaio. I Benetton al bivio, Atlantia per il vertice spunta l'ipotesi Mondardini. Dice spunta un'ipotesi alternativa alla conferma di eh, Giovanni Castellucci al vertice di Atlantia in scadenza alla prossima assemblea. In particolare le indiscrezioni Smentite con forza dal gruppo Benetton, riguardano, dice l'articolo, la nomina come nuovo CEO di Monica Mondardini, l'attuale AD della CIR. Vogliamo adesso spostarci sulla stampa, quotidiano anche qui nazionale. Articolo di apertura: rifiuti di Maio, avverte Salvini, così metti a rischio il governo. A fondo di Di Battista, lealtà o si torni al voto. Il ministro Costa e gli inceneritori sono il passato. Un articolo che guarda l'America, il gelo paralizza New York, otto morti e ora il freddo arriva anche da noi. Nel taglio basso. Mancano le competenze, laureati senza formazione, allarme nell'Italia digitale, vacanti 270.000 posti. Inoltre, notizia economica, strategia della Banca Centrale Europea, Draghi non tocchi i tassi, restano deboli, crescita e inflazione. Il quotidiano Il Tempo. Cli eh... Titolo di apertura il Boabab della Cuccagna. Il dossier, così la Regione Lazio finanzia il collettivo dell'inclusione dei migranti, stanziato quasi mezzo milione, che in gran parte va in compensi per i volontari. Inoltre, sull'articolo di spalla di destra, nella manovra solo briciole, buche verde, mancia grillina per la capitale. Inoltre, dopo il cedimento di una trave, Basilica di Santa, Balbina Chiusa per rischio crollo nel taglio basso del quotidiano Il Tempo. Salvini e Di Maio bisticciano anche sulla Coca-Cola. Matteo contro la tassa sulle bibite. Ma non solo bollicine, l'idea anche su inceneritori, soldi ai partiti e infrastrutture. Vogliamo andare avanti. Il quotidiano La Verità. Titolo di apertura Le minacce di Mattarella sul governo. Chi rema contro l'Italia. Altro che alleggerire le tensioni. Il Presidente fa filtrare sui giornali, amici, che la sua firma sulla manovra non è scontata. Una mossa senza precedenti che il Querinale non smentisce. Il pretesto c'è già, il pareggio mai rispettato nella Costituzione. Articolo centrale. Il sindaco di Parigi attacca i giudici italiani. Suriace, scelta inaccettabile. Dobbiamo spostarci nel taglio medio, il taglio basso, garante pro-gay, aboliti mamma e papà. Soro, ex deputato del Partito Democratico contro Salvini, sui documenti devono restare genitore 1 e 2. Dice motivo? altrimenti si indurrebbero gli omosessuali a dichiarare il falso. Vogliamo spostarci adesso su un altro quotidiano. L'avvenire strage nel vescovato, un attacco di milizie islamiche in Centrafrica, c'è anche il vicario tra i 42 sfollati massacrati. Dice nel Mirino, uomini, donne e bambini, in prevalenza cristiani, ospitati nella struttura della chiesa. E in Sud Sudan, assassinato gesuita. Inoltre nel taglio medio, Salvini Di Maglio, duello sui termovalorizzatori. La Lega agire per i rifiuti campani, il leader 5 Stelle, si creano tensioni. Vogliamo adesso spostarci, abbiamo terminato le prime pagine dei quotidiani nazionali, adesso ci spostiamo sulle prime pagine dei quotidiani eh, nazionali sportivi. La Gazzetta dello Sport, titolo di apertura, ripartiamo da qui. E questa sera ci sarà la, eh, la partita Italia-Portogallo eh, in 70.000. Dice qui l'articolo per dimenticare l'eliminazione mondiale di un anno fa, la nazionale di Mancini Nation League con Chiesa e Barella per crescere la Germania retrocessa in B. Poi ci sono altri articoli in alto, nel taglio alto del giornale, i colpi stellari, Ibra, Modric, Pogba e Cavani, la seriale Grandi Manovre. Tre sarebbero clamorosi ritorni, il Milan aspetta Zl Zladan a gennaio, Inter, juventus e Napoli fiutano l'affare per il top player di Real, United, Paris Saint-Germain. Vogliamo adesso a spostarci al Corriere dello Sport. Titolo di apertura, lo spettacolo deve continuare. Ore 20 e 45, Italia-Portogallo in 73.000 a San Siro. La nazionale a Milano, un anno dopo il flop mondiale. Mancini vuole dare seguito alla vittoria con la Polonia, immobile titolare, guai muscolari invece per Romagnoli KPO chiamato Acerbi. Nel eh, taglio medio, allarme Juve, eh, dopo Emre, Khan e Bernardeschi si ferma a. Pajanic a centrocampo, Allegri agli uomini contati. Mercato rispunta. Jamez, il Bayer non lo riscatterà. Vogliamo spostarci sul quotidiano nazionale sportivo tutto sport. Titolo Italia vale 800 milioni. ...Nation League... ...match decisivo con il Portogallo... ...in 70.000 a San Siro... ...boom azzurro sul mercato... ...nel taglio... ...anche medio e di apertura... ...tutti vogliono Che Chehan... ...e Mancini lo chiama in nazionale... ...il gioiello della Juve brucia le tappe... ...e il CT lo convoca per il test con gli USA. ...Bologna, Sassuolo e Samp lo chiedono... Per gennaio il contratto scade nel 2020, Paradice e Raiola discutono il prolungamento. Nel, Nell'articolo di spalla, di destra, Milan, Ibrahimovic, ora si tratta. E invece, Tesoro dell'Atalanta, Mancini, Azzurro. Vogliamo eh, adesso. Eh, fare un attimo, eh, visto che abbiamo terminato le prime pagine dei quotidiani regionali, nazionali e anche delle pagine sportive, fare un break pubblicitario, però prima vogliamo ascoltare le previsioni medio per quest'oggi. Ben ritrovati telespettatori di Mattino 6, vogliamo adesso passare alla lettura delle pagine interne dei quotidiani regionali. Vogliamo iniziare subito con il quotidiano Il Centro di Pescara, con un articolo riguardo alla regione Abruzzo. L'Abruzzo non dimentica quei 128 morti, dice, sono passati 75 anni l'eccidio di Limmari. Le parole di Raimondi, Legnini, Canzio, Sabadini e di altri personaggi di spicco rievocano la strage degli innocenti. Fatti nel taglio basso, vediamo: parla Virginia, l'unica superstite, aveva sette anni, fu colpita, dice, cinque volte, ma si salvò sotto il corpo della mamma. Vogliamo andare avanti? Sicurezza nelle scuole. Nelle scuole ecco le 21 scuole finanziate, fondi da 50 a 70 mila euro ad asili elementari e superiori abruzzesi. Vogliamo spostarci sul in merito alle elezioni regionali che si terranno a febbraio. Alleanza larga per rilanciare l'Abruzzo di Sabatino. Legnini deciderà nella prossima settimana c'è grande movimento tra gli amministratori del territorio. Inoltre Pagano cena con Berlusconi e incontro con la Lega e Fratelli d'Italia. A riguardo vogliamo vedere un servizio che è stato fatto per noi dalla nostra redazione del TG6. Prego. Oggi viene presentato questo importante appuntamento che si terrà a Pescara il 24 novembre. Questa conferenza programmatica di cosa si tratta, Presidente? Si tratta di eh, parlare dei problemi delle persone, dei temi che interessano agli abruzzesi, del programma che chi vuole andare a governare questa regione deve eh, presentare agli elettori e soprattutto si tratta di riportare la discussione su un tema che interessa i cittadini abruzzesi, e cioè. Cosa si vuole fare non soltanto chi le deve fare queste cose. Quindi dalle sue parole si evince che a questo punto la candidatura di Giovanni Legnini a presidente, candidato presidente del centro-sinistra sia praticamente cosa fatta? No. Manca solo l'ufficialità o no? No, la candidatura di Giovanni Legnini avverrà, se ci sarà, all'esito di questo percorso che lui sta facendo rispetto al quale ovviamente i movimenti politici di centro-sinistra hanno assolutamente aderito. È evidente che non è una una coalizione di centrosinistra allargata e altro in cui però c'è anche un pezzo importante del centrosinistra, un pezzo importante costituito anche dal Partito Democratico. Ci sono poi altre situazioni che si stanno valutando, che lui sta valutando e che spetta a lui. Credo che la sua decisione in un senso o nell'altro arriverà a stretto giro, quindi credo la prossima... Eh, settimana sicuramente dopo aver discusso anche con altre situazioni che sono in corso Io, a me quello che mi preme però è, è che ci sia davvero un rinnovamento nei metodi nelle persone e non soltanto nelle sigle perché vedo un sacco di sigle che vanno in giro però alla fine le persone sono sempre quelle vogliamo adesso spostarci alla provincia di Pescara allarme Dopo i crolli, Pineta, 400 alberi a rischio, controlli in tutta la città. La riserva, chiusa dal 16 ottobre, sarà riaperta al pubblico entro fine mese. Infatti, qui vediamo l'assessore Mar Paola Marcheggiani che dice che il parco rimarrà inaccessibile in attesa del termine delle indagini per tutelare l'incolumità pubblica e il patrimonio verde. Vogliamo andare avanti. Luci d'artista e luminaria a Natale la città si accende. Iniziative in centro e a Porta Nuova, in piazza Salotto torna la pista del ghiaccio. Appello per gli addobbi, eh, sempre a Pescara, via Luisa d'Annunzio è spenta, il comune pensi anche a noi, i negozianti lamentano il crollo degli incassi quando ci chiudono le strade nel fine settimana. Vogliamo vedere altri articoli, via ai lavori al porto, così le due banchine riprenderanno vita. Arrivano energie elettriche e acqua presso strutture e servizi, il 22 scade il bando per chi vuole vendere pesce a Miglio Zero. Inoltre è valata la delibera, bilancio, la Giunta stanzia più soldi per le spese sociali. Vediamo... Postarci alla cronaca, polizia, il SIAP si mobilita contro la legge di bilancio, la protesta, il sindacato italiano si mobilita per contestare la legge di bilancio promessa dal governo. Invece droga e proiettili, due arresti, blizze della polizia ai colli e in viale raiale inseguito un uomo con l'eroina trovata coca in un gradino. Inoltre vogliamo... Spostarci su altri articoli, scuola bus. Scuola bus occorrono gli assistenti per bimbi, allarme genitori nel comitato, noi a ammensa il commissione vigilanza. I nostri figli non vengono controllati, manca la sicurezza durante il trasporto. Vogliamo adesso spostarci, un articolo del taglio basso. L'alberghiero porta l'abruzza a Malta. Dal lunedì, dice gli astri nascenti della scuola sosterranno uno stage in uno dei migliori ristoranti dell'isola. A riguardo vogliamo anche qui vedere un servizio preparato dalla nostra redazione del TG6. Prego. Oggi in Camera di Commercio a Pescara è stata presentata questa interessante iniziativa che vedrà degli studenti, dei ragazzi dell'alberghiero De Cecco partecipare ad uno stage a Malta in uno dei più famosi ristoranti dell'isola. Presidente, un'occasione per far crescere questi ragazzi, si parla di formazione scuola-lavoro e questo è proprio il significato di questa iniziativa. Sì, noi oggi presentiamo questo premio Astri Nascenti che abbiamo istituito in occasione della 33° edizione di Mediterranea insieme all'Istituto d'Alberghiero. Bergiero, Filippo De Cecco, alla preside Alessandra Di Pietro. Appunto, abbiamo voluto istituire un format nuovo: due squadre di giovani studenti si sono cimentati in una competizione. Oggi, invece di regalare il classico eh, attestato-diploma, abbiamo pensato a questo format di eh, uno stage formativo presso. Un importante Italia, eh, ristorante italiano a Malta, il Ponte. Un'iniziativa importante. e Voi come Camera di Commercio state puntando molto sull'alternanza scuola-lavoro, su questo progetto che vedrà eh, tanti ragazzi in seguito cercare eh, un'occupazione eh, dopo la scuola. Noi come Camera di Commercio eh, rivestiamo un ruolo importante, vogliamo essere player sulla formazione, sull'alternanza scuola-lavoro e appunto abbiamo sollecitato attraverso questo premio anche altri istituti della, della provincia sia di Pescara che di Chiedi di partecipare a, pro, a progetti che prevedono appunto questo percorso. Vogliamo adesso spostarci alla cronaca di Montesilvano, ieri incontro al Pala di Martin, la modella sfreggiata dall'ex ragazze denunciate. Jessica Notaro a confronto con gli studenti del Dascagna e dell'Istituto Tecnico Commerciale Alessandrini, fate attenzione, dice alla violenza psicologica di chi vuole farvi sentire sbagliate. Inoltre nel, nel l Articolo di spalla di destra, le statistiche del 2018, dati allarmanti, in sei mesi uccisi in Italia 44 donne. Vogliamo adesso passare a un altro argomento, arrivano i piloni, eh, nasce il terzo ponte sul Saline, a città Sant'Angelo il nuovo viadotto sarà completato entro pochi mesi, servirà a decongestare il traffico tra i grandi alberghi e il casello dell'autostrada 14. Inoltre, cominciati i lavori, scogliere in arrivo a Montesilvano per proteggere la foce del fiume. Zona di Francavilla. Frattati minacciano di incatenarsi in comune. Protesta di due famiglie, un uomo vive dentro l'auto da un mese. Il vice sindaco dice che ogni anno investiamo 250.000 euro per aiutare chi ha bisogno. Inoltre, vogliamo spostarci sulla provincia di Chieti. Eh, in merito alla sanità, nuovi servizi sul colle, 12 ambulatori tornano in centro, investiti dice, 758 mila euro ospedale di via Palignani, l'assessore Paolucci lavori a gennaio dopo i problemi burocratici. Inoltre, un articolo di cronaca di quello che è successo questi giorni ad Ortone, il violentatore fa scena muta dal giudice, aggressione in spiaggia, il somalo non risponde al GIP, al giudice delle indagini preliminari, la donna resta in ospedale. Dobbiamo cambiare pagina, ci spostiamo alla zona di Lanciano. Rapina in villa, l'interrogatorio, mai entrato in quella casa, ero il palo, dice il giovane arrestato in Romania, respinge le accuse, non sono io il capo gang e non sarei tornato da papà per fuggire. Inoltre vogliamo andare avanti altri articoli nella zona di Vasto, rapina e scippo, le indagini, tre aggressori ripresi dalle telecamere, a Vasto controlli nei, nei quartieri Ciccarone, Santa Lucia e San Paolo, a uno dei banditi si è sfilato il calpuccio dalla testa. Vediamo la foto del sindaco di Vasto, Menna, i cittadini aiutano la polizia, dice a trovare gli autori del pestaggio, solidarietà mia e del comune ai derubati. Vogliamo spostarci un altro articolo di cronaca, sempre della zona del, del comune di Vasto: Traffico di droga nel carcere. Lui nega la moglie. Non parla. Interrogatorio di garanzia. Vogliamo spost adesso spostarci a un'altra provincia, quella di Teramo D'Alberto è il momento di accelerare in merito alla ricostruzione tavolo in comune ordini professionali e costruttori, mobilitazione per aumentare il personale dell'ufficio speciale. Inoltre, sempre a Teramo, Ater, pr eh, primo progetto per colle atterrato. Il commissario annuncia l'avvio del recupero di una palazzina in via Adamoli, lavori prima dell'estate. Vediamo quello che è successo. Nella zona di Corropoli schiaffi agli alunni, professore a processo, insegnante di Corropoli accusato di abuso di mezzi di correzione, i fatti contestati avvenuti in un'altra scuola media. Vogliamo spostarci ai comuni questa volta di Silvi e Pineto. A Silvi ha provato... È il progetto dall'amministrazione via libera per la riqualificazione di Piazza Nenni. Invece Pineto teme l'erosione con i lavori al porto rosetano. Il Consiglio approva la mozione per l'apertura di un tavolo con i due comuni. Dice da scongiurare il rischio che le barriere a mare danneggiano, danneggiano la costa pinetese. Ad Adri invece nasce il circolo della Lega, febbraio nominato reggente. Vogliamo sempre spostarci, questa volta la zona della provincia dell'Aquila. Eh, L'università c'è una ripresa, in Verardi le matricole ricopro, riscoprono l'Aquila. Dice sempre più studenti che scelgono di iscriversi, ingegneria gettonatissima, la rettrice sul trend è positivo, investimenti sull'orientamento. Eh, dice che il Sempre sullo stesso articolo, oltre il 41% dei ragazzi proviene da fuori regione che scelgono di studiare l'università all'Aquila. Postiamo su un altro articolo, sempre della provincia dell'Aquila: Orsi morti, c'è una denuncia inascoltata. Sei mesi fa, la segnalazione di un'associazione ambientalista, sparita la protezione, attorno alla vasca si cercano gli allevatori. Vediamo cambiando argomento, Chiara la donna che ritrova il sorriso, il chirurgo marsicano Marianetti interviene sulla rarissima malattia della giovane Pescarese. E ad Avezzano, come anche nell'articolo di copertina, ragazzina riconosce il suo violentatore confronto shock in tribunale, lo stupro della 17 enne nel tunnel della stazione ferroviaria. A Sulmona, eh, sviluppi sull'inchiesta quella che è venuta fuori pochi giorni fa, altri insospettabili nel giro dell'usura, più professionisti avrebbero chiesto prestiti all'ex prestite tonti e alla broker delle assicurazioni finite ai domiciliari. Vogliamo vedere in merito invece alle scuole argomento. Eh, gli studenti bulli già espulsi dalla scuola a Roccaraso l'allontanamento dall'alberghiero adottato subito dopo l'accertamento dei fatti vogliamo adesso spostarci al quotidiano eh, regionale del messaggero d'Abruzzo andiamo a vedere l'articolo Baby Gang l'altra verità sul pestaggio le difese dei tre giovanissimi arrestati per la rabbina violenta, sappiamo quella, ai fidanzamini, annunciano controdenunce, si sono solo difesi. La ricostruzione alternativa, troppi buchi neri nel filmato, erano tutti ubriachi e zuffa e la zuffa è partita dalle due ragazze. Vediamo. Altro articolo nel taglio basso, spaccia mentre è ai domiciliari, in casa scorte di droga e proiettili. Arresto bis per Simone Sola riceveva i clienti a domicilio, dice qui l'articolo, manette e denuncia in altre operazioni. Vediamo. Merito sempre alla al Comune di Pescara, la Giunta approva il bilancio debito ridotto di 9 milioni. Esordio con grandi numeri per neoassessore presutti. Confermate le risorse a sociale a dicembre il voto in aula. In in inoltre il centro-sinistra verso le elezioni, tavolo politico permanente in casa del Partito Democratico per un candidato sindaco vincente. Ecco, ci spostiamo, un altro articolo di cronaca molto eh, grave di quello che è successo a Jessica Notaro che dice: eh, ieri al Paladin Marti di Montesilvano, parlando a degli studenti, denunciate sempre le violenze. Dice: Jessica Notaro si è raccontata agli alunni delle superiori, dalle minacce al volto sfreggiato alla condanna del suo ex. Il femminicidio non è solo morte, ma è sopraffazione. I dati shock della criminologa su stalking e donne uccise. Infatti, ieri a Montesilvano l'incontro con la ragazza a cura del comune e dell'associazione Federvita Abruzzo. Andiamo a spostarci alla zona del comune dell'Aquila. I topi d'appartamento in silenzio per proteggere i loro complici. I due albanesi si avvalgono della facoltà di non rispondere davanti al magistrato. Riconsegnata la furtiva a sei proprietari, ma si sospetta che ci sia una vera organizzazione dietro. Vogliamo spostarci cambiando argomento. Eh, Affidati i lavori del restauro, eh, Torrione sarà svelato il giallo storico, gli esperti verificheranno se custodisce le tombe romane o se è dell'età medievale. L'archeologo Stefano Redi dice è possibile che ci sia lo snodo delle acque riconducibili alla mitica Claudia Nova. Vogliamo spostarci su un argomento... L'L Foundry, futuro incerto dopo il summit. La CGL giudica l'incontro deludente e l'azienda chiarisce i motivi della crisi. Il sindaco De Angelis si dichiara fiducioso. Inoltre, a Sulmona, stop. Nascite. Il sindaco si rivolge al ministro. Vediamo. Anche qui spostarci al comune di Chieti dove il sindaco di primo si richiama all'unità, se no pronti, siamo pronti a, ri, a rivotare. L'ha scritto e dice nero su bianco in una lettera anche a nome di giunta e di maggioranza. La riunione è in programma stamattina, invitati pure tutti i rappresentanti dei partiti, dice il sindaco di primo del comune di Chieti. Nella zona di, invece di Lanciano, imprevedibile quella violenza in spiaggia, Margherita Barone, presidente del centro antiviolenze DAFTEN di Lanciano, commenta l'atto del Somolo sulla 68enne Ortona. Il migrante ventenne ieri ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere di fronte alle domande dei giudici di Chieti. Infatti, vediamo di quella triste vicenda che è successa questi giorni sulla spiaggia di Ortona. A Teramo parla il, il Sindaco D'Alberto Ricostruzione Lenta, scalta il piano Assunzioni. Dice il sindaco: siamo in ritardo e ci sono 4.000 sfollati in attesa. Prima riunione del tavolo tecnico, siamo sottovalutati. Dice a livello nazionale. E invece in merito all'ater, abuso d'ufficio, via al processo nei confronti degli ex vertici dell'ater di Teramo. Schiaffi agli alunni, professore alla sbarra. Il 62enne originario della Puglia, docente di educazione tecnica nelle classi della, di una scuola media della Val Vibrata. Le mamme, i nostri figli tirati per le orecchie e per i capelli. Per l'accusa si tratta di abuso di mezzi di correzione percosse. e percosse. vediamo che dice che l'articolo durante le ore di lezione avrebbe messo dei, commesso dei gesti violenti il professore contro alunni, alcuni suoi alunni, usando anche un, che un linguaggio non proprio consono. Inoltre, vediamo qui il premio: eh, la foto del premiato eh, giovane eh, in merito a quello che è il premio nazionale che è stato scelto ad Alba Adriatica invece eh, eccolo qui si parla eh, del Paola Saccomanni a lei il premio Italia giovane la ricercatrice albense Paola Saccomanni dice ha reso onore e prestigio alla cittadina rivierasca abruzzese risultando tra le 15 eccellenze nazionali Vogliamo adesso spostarci al quotidiano La città della provincia di Teramo. A Teramo, conclusa l'operazione, per cedere le sofferenze, anche popolare di Bari tra le 17 banche che hanno partecipato alla collocazione di un miliardo e mezzo. E inoltre, c'è stato un esposto alla Procura per quello che è successo questi giorni sulla morte dei due orsi annegati nella vasca per la raccolta delle acque andiamo anche a vedere l'articolo per le prossime elezioni regionali eh, la prossima settimana la risposta di le Giovanni Legnini l'annuncio di Di Sabatino durante la presentazione della conferenza programmatica del Partito Democratico Così. inoltre Vediamo la team, è l'ora delle decisioni irrevocabili, futuro pu tutto pubblico, apertura ad altro socio privato. Su tutto pesa il debito del comune di 4.800.000 euro. Vogliamo spostarci. Sul bilancio dell'ater e di Teramo, bilancio boomerang per l'ater di Teramo, il commissario Salini fa il punto del suo semestre al vertice, ma è anche un elenco delle tante cose ancora da fare. Sempre in merito alla ricostruzione, frenata dalle pratiche incomplete, al primo tavolo comunale sulla ricostruzione esplode il problema della formazione dei tecnici. La soluzione del LANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori, ha lanciato lo sportello sperimentale per assistere ingegneri, architetti e geometri nel ginepraio di norme. Questo per velocizzare le pratiche sulla ricostruzione. Pane Teramano, dice l'articolo, inquinato dalle farine sleali. Meno sale nel pane fa più benessere. Ma è allarme sui preparati, preparati vietati che vengono introdotti, dice l'articolo, dall'estero. Parla Quintigliani. Nuovo coordinatore di Futuro IN. L'ex capogruppo di maggioranza, la guida dei Gattiani, darà sostegno ai consiglieri Fracassa e Salvi. Qui vediamo la foto del, di Quintigliani, nuovo coordinatore di Futuro IN, Teramano e avvocato. Vogliamo adesso spostarci sempre a Teramo. Basta con gli doni senza borsa, gli studenti teramani si mobilitano con i tagli del governo al diritto allo studio, dice qui l'articolo, hanno diritto alle borse di studio ma non ci sono abbastanza fondi per garantire le coperture per tutti. Inoltre, sempre in merito alla scuola a Teramo, e sindaco e vice-sindaco e consiglieri comunali a pranzo alla materna. In arrivo il nuovo bando dice per le mense scolastiche. Isola del Gran Sasso. I genitori in piazza per i ritardi sulle scuole. Convocata per il primo dicembre, dice qui l'articolo, una manifestazione nei pressi del cantiere del nuovo polo scolastico. Infatti vediamo dalle foto il cantiere del polo scolastico di Isola del Gran Sasso. Poi un articolo di cronaca: i carabinieri beccati con 43 kg di funghi. Denunciano i carabinieri un caramano dopo una serie di appostamenti tra i boschi di Cortino. È stato beccato dice, con 34, 43 kg di funghi e senza tesserino per la raccolta. Di Matteo, alle regionali con la Lega, lunedì l'ufficializzazione della candidatura per l'ex sindaco di Ancarano. Dice, con la candidatura di Di Matteo salgono a cinque i candidati vibratiani per le regionali. Inoltre, eh, a Santomero, sopra il luogo della Municipale, ai loculi provvisori in relazione a Prefettura e Asle per la mancanza del basamento e della tettoia. A Giulianova il comune paga gli eventi dopo un anno, stabiliti solo ora gli impegni di spesa per la manifestazione del Natale scorso. L'unica certezza per il prossimo Natale è per ora la tradizione dice, del presepe vivente. Mirko Rossi, passiamo al comune di Mosciano, provinciale consigliale, ricorda che ci sono anche le scuole e le strade da gestire. Infatti, Rossi detta la priorità a Di Bonaventura. Vogliamo adesso passare a un altro argomento, la, sempre riguardo al, alla sanità, mini ospedale a Roseto per assistere 200.000 cittadini. Presentato il progetto della struttura in piazza Marco Polo, i lavori partiranno entro la fine del mandato. dice Il nuovo distretto sanitario di base di Roseto si farà. ...e i lavori per la realizzazione della struttura partiranno entro la fine del mandato del sindaco. Ladri in azione, dice qui l'articolo, a Notaresco nell'azienda di Campitelli... ...furto di panettoni e champagne allo stabilimento Saporiveri di Notaresco. Vogliamo adesso spostarci agli articoli sportivi... E, riportate questo sul quotidiano Il Centro: Mancini vuole il gol in 75.000 per l'Italia. Il CT dice: segniamo poco. Al Meazza c'è invece il tutto esaurito per questa sera contro il Portogallo. Vediamo, eh, qui dice sempre in merito alle nazionali: L'Olanda batte la Francia e la Germania retrocede, eh, gli Orange. Tornano in corsa per il primo posto nel gruppo 1. Lunedì basterà un pari con i tedeschi scivolati in Lega B. Poker della Slovacchia, Danimarca Vince in Galles. Il Pescara. Invece, decisivo l'entusiasmo del Pescara. Dirigenti allenatori e opinionisti televisivi in coro. Pilon lotterà fino alla fine. E se a gennaio arriverà un bomber biancazzurri, Coppa Italia Primavera eliminati, il Sassuolo vince 2-1 segnando il gol decisivo in pieno recupero. Invece, in merito al Teramo, Bacio Terracino, la tita, il Teramo ha bisogno dei gol del suo bomber, l'attaccante biancorossa secco da un mese e mezzo cerca riscatto nella trasferta di domani a Verona. Vogliamo adesso spostarci agli articoli del Sportivi, del quotidiano eh, Il Messaggero del Sole e Eli Zalde pronti ad aiutare. Il primo è già della Juventus che controlla anche Bomber Mancuso. L'altro chiede spazio, pescare a casa mia. Dice: Ho visto allenarsi: Cristiano Ronaldo. Un altro pianeta, dice. Teramo. Partenza amara, ride nel negozio dice del padrone, ladri in azione, come già abbiamo detto, nella fabbrica del padrone del, del Teramo Calcio. Inoltre, fasce eh, qui all'attacco, i due dilemmi di Maurizio Ventola, Fiordaliso e Mastrilli si giocano due posti davanti Barbudi e Favorito su Piccioni. Vogliamo adesso ascoltare l'intervista fatta dalla nostra redazione del Tg6 a Fiordaliso, prego. A sinistra l'anno scorso alla fine ho fatto tutto il campionato a sinistra, persino non da quinto, ma comunque la fascia era quella, quindi ci ho già giocato. Certo ad essere essendo un destro naturale mi trovo meglio, È in dubbio, però se il mister ha deciso di farmi giocare in quella posizione, deciderò ancora di farmi giocare in quella posizione, io sono assolutamente a disposizione. Ma mh, Fermo secondo me è una situazione un attimo diversa perché il secondo gol abbiamo preso in ripartenza nel momento in cui abbiamo provato a pareggiarla subito, quindi è differente rispetto a domenica, dove invece siamo abbiamo subito secondo me dal punto di vista mentale il la questione del rigore e in questo abbiamo migliorato. Ecco, analizzando tutte e due le partite insieme invece si può dire che... Dal punto di vista mentale su questo dobbiamo migliorare, sulla tenuta dopo subire un gol, perché ci può stare nel calcio e subire un gol, ma l'importante è la reazione che eh, poi c'è stata dopo il secondo e ci ha portato poi al pareggio meritato. Gli errori da non ricommettere poi alla fine sono, sono tanti, cioè, all'interno di una partita si può sempre migliorare, infatti analizziamo, eh, analizziamo sempre la partita in settimana, come dice il mister si lavora sulla partita prima e sulla partita che deve venire. Certo, quello che dobbiamo fare invece secondo me è partire forti come partiamo di solito, eh, nei primi tempi partiamo sempre bene, segniamo molto nei primi minuti e questa è una caratteristica che dobbiamo mantenere, anzi dobbiamo accentuare ancora di più e cercare di mantenere per tutta la durata della partita. Grazie all'intervista che ha fatto il nostro Jacopo Forcella. e Ciclismo, team Forno Battistini vuole stupire ancora la formazione guidata da Stanchieri dopo una stagione all'insegna del tricolore, dice è pronta per altri progetti. Io, con quest'ultimo articolo, vi ringrazio per averci seguito con la nostra rassegna stampa di mattino 6 che riprenderà lunedì mattina, sempre alle ore 8 e invece i nostri telegiornali della redazione del TG6 ci saranno quest'oggi sia alle ore quattordici alle ore diciannove e alle ore ventitré. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona giornata a tutti quanti voi.